Avvocato Emilio Gagliardi, all'epoca dei fatti del disastro di Ustica, avvocato difensore, ricordo bene, della Compagnia Italia, alla quale apparteneva TC10, che è TC9. TC9, mi scusi, che è precipitato in vicenda di Ustica. E volevamo chiederle, nella sua ipotesi personale, su quello che è successo nel cielo di Ustica, le opinioni, le tesi, missili, bombe a bordo, cedimento strutturale. Sulla base delle mie reminiscenze, non meramente mnemoniche, ma documentate, io posso dire che sin dall'inizio vennero delineate tre ipotesi: il cedimento strutturale, che era quello accreditato soprattutto per interessi di bottega da Alitalia, la quale in quella circostanza ha inondato i giornali quotidiani e non di veline, accreditando una tesi a lei favorevole, cioè quella del cedimento strutturale, perché si è detto di tutto a proposito di Itavia e dell'aereo incidentato e caduto a Ustica, bare volanti, aerei che erano obsoleti, tutte una serie di falsità, perché in realtà l'aereo di C9 di Italia, precipitato nel mare di Ustica, non era né più né meno che un DC-9 analogo a tutti quelli che operavano, vuoi per l'Italia stessa, la quale non aveva solo un DC-9, ma la stessa l'Italia, la quale l'Italia era quella chiamata a fare la manutenzione sulla scorta dei manuali di manutenzione del costruttore, e cioè della McDonnell Douglas. Noi non è che ci rivolgevamo al fabbro ferraio sotto casa, non solo, ma come è noto certamente agli addetti ai lavori, ma non solo a questi, anche a quelli che si interessano a questi fatti, a queste vicende, gli aerei, e in particolare i motori aerei, dopo un certo numero di ore, il cui limite è fissato dal costruttore, non dal vettore, vengono sbarcati e vengono sostituiti con motori nuovi, come quello che accade ai normali cittadini automobilisti. A un certo momento, anziché riparare il motore, si butta il motore e si sostituisce. La differenza è che un autoveicolo si usura più che non, ovviamente, l'aereo. Escludendo il cedimento strutturale. Dopodiché, apparve a tutti evidente, soprattutto a seguito della ispezione interna disposta dall'Italia in concomitanza con quella ministeriale, che di cedimento strutturale era fuori luogo parlarne. Rimasero dunque in campo due ipotesi, quella della bomba a bordo e quella eventualmente del missile, cioè l'aggressione con un mezzo all'interno dell'aereo piuttosto che all'esterno. Questa situazione, io lo ricordo, credo del tutto esattamente, dette luogo a una maxi causa nei confronti del Ministero dei Trasporti, del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio, ovviamente, perché nell'uno come nell'altro caso, dicevo, Italia non poteva fare altro che portare l'aereo a Catania. E perché? Perché certo non era deputata al controllo né dei bagagli né dei viaggiatori, era una cosa riservata ovviamente al Ministero dell'Interno, né era deputato al controllo e alla sorveglianza della sicurezza dei cieli nazionali, doveva farsi ormai il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti stesso o la Presidenza del Consiglio come ente coordinatore dei ministeri, non poteva fare niente. Quindi nell'uno come nell'altro caso, a giudizio dell'Italia, c'erano larghissime basi per affermare una responsabilità civile e non solo, forse dell'amministrazione, della pubblica amministrazione. Quando dico civile, non solo forse, vado a pensare alla omissione di atti di ufficio, ovviamente, non al gesto, alla condotta di chi avesse sparato il missile o avesse fatto esplodere la bomba a bordo. Il fatto però che sia stato eventualmente sparato un missile implica
terze responsabilità, ovviamente. Sì, terze responsabilità che andavano ricercate non solo in Italia ma anche altrove. Noi potevamo dire, sulla base delle scarse conoscenze, delle congetture, sia pure ragionevolmente accreditate dagli esperti, che se la causa della caduta della doveva ricercarsi nel missile sparato da qualcuno, solo lo Stato italiano poteva sorvegliare e rispondere. Lì di omissioni, per la verità, ci sono state prima, durante e dopo tantissime, perché nessuno ha voluto rispondere, neppure, peraltro io ricordo questo episodio, neppure il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che era allora l'onorevole Giuliano Amato. L'onorevole Giuliano Amato, che ha partecipato insieme a me a una trasmissione di Telefono Giallo, io ricordo esattamente questo, l'onorevole Amato affermò che certamente nei cassetti, o in certi cassetti, vi era custodito un segreto, ma la chiave dei cassetti o di quel cassetto non era a disposizione del governo. E io francamente trovai sorprendente questa affermazione, perché ho obiettato in quella sede stessa: ma sembra veramente strano che il governo italiano conosca l'esistenza di un cassetto dove può essere custodito il segreto dell'incidente aereo che ha interessato, però non conosce la chiave. Tant'è vero, dissi: onorevole, lei non crederà che gli ascoltatori pensino che effettivamente le cose possono essere in questi termini, altro non si poteva dire. E così siamo andati avanti per anni, fino a quando si è, mi pare di poter dire con esattezza, adombrata, nel senso che si è resa marginale la seconda guerra della bomba a bordo, facendo invece emergere più significativamente l'ipotesi del missile. E a questo punto subentra poi il discorso del famoso aereo con a bordo Gheddafi, c'è quello, c'è le esercitazioni francesi, l'esercito libico precipitato sulla Sila, che avrebbe a che fare con la vicenda. Ma sono tutte ipotesi nebulose che nessuno ha voluto accertare, anche perché, voglio dire, gli strumenti di accertamento vi erano, voglio dire, le basi aeroportuali che erano interessati alla via aerea percorsa dal 19 Italia non potevano non sapere. E c'era anche l'ipotesi, perlomeno io ho letto anche questa versione, che la presenza di eventuali aerei dell'aviazione militare libica sul percorso del 19 avrebbe avuto a che fare col fatto che la stessa aviazione libica, gli aerei dell'aviazione libica, si recavano periodicamente in Friuli alla base di Aviano, dove fare manutenzione. Beh, questo in particolare, francamente, che io non ricordo. Siccome non c'era l'autorizzazione, ma la tacita approvazione dello Stato a che gli aerei della versione libica percorressero, cioè avrebbero dovuto fare praticamente il giro della Puglia esterna, passare per una via aerea diversa, perché ovviamente gli aeromobili, gli aeromobili dell'aviazione civile avevano ed hanno delle vie aeree cosiddette assegnate, non si può andare più sopra, più sotto, di lato. Quella era la via aerea, il cui numero sono numerate le vie aeree, non me lo ricordo, ma il DC-9 Italia percorreva esattamente la via aerea assegnata. Semmai erano altri che si erano, come dire, inseriti su quella strada. E poi vabbè, tutta questa serie di depistaggi nel corso delle indagini, delle varie inchieste, tra cui si vocifera, o almeno i fatti sono questi, nel senso ci sono state un sacco, chiamiamole così, di morti sospette riguardo a questa vicenda. Si è perfino ventilato l'ipotesi che lo stesso incidente delle frecce pericolose di Einstein avesse a che fare con la vicenda. Ci sono state, tutto questo vabbè, diciamo, fa parte dei giochi, perché ci sono stati. Ma io non le definirei neppure leggende metropolitane, sì. Le definirei piuttosto fantapolitica, sulla quale francamente non saprei fornire una mia personale opinione. Come cittadino, come lettore, ho letto anch'io queste cose, ma ovviamente. Ci sono stati effettivamente un sacco di
di coincidenze sospette, se vuole, lo so, però... Se non altro sono tessere di un mosaico che guarda caso si vanno a inserire, non dico la possono essere inserite, non so con quanta abilità, con quanta semplicità si possono inserire, ma questo succede spesso, io non sono in grado ovviamente di valutare. E riguardo per esempio, sempre nel corso delle varie inchieste che si sono svolte, questi misteriosi tracciati radar, cui si è tanto parlato, e si è ventilato anche il fatto che questi misteriosi tracciati radar che sarebbero stati omessi, che non si trovano più, sarebbero comunque tuttora custoditi sotto segreto da qualche parte, c'è chi dice addirittura qua, neanche tanto lontano. Sarà quel cassetto evocato dall'onorevole Amato, chiuso a chiave, ma di cui non disponiamo, della quale non disponiamo? Non lo so. Certo, non è possibile che sia scomparso tutto. Chissà, tra molti anni ancora può darsi che venga fuori. Ovviamente, diciamo, sono passati diversi anni, come questa vicenda. 30 e più. 30 anni.